Ciao a tutti i Colors e benvenuti nell'ultimo video della serie delle maschere. Ebbene sì, con questo video si conclude definitivamente la serie, anche se voi vedrete come sempre tutto un po' più in là perché io e la programmazione ormai lo sapete, ma soprattutto mi sto affrettando a terminare oggi questa serie perché ho appena letto un commento salvifico di Wendy B. Channel, che ringrazio, secondo cui con il caldo non andrebbe troppo esagerato con le maschere. Allora mi sono detto, terminiamo oggi il try on. Mi pareva si aprisse la porta. Terminiamo oggi il try on, così intanto evitiamo, riduciamo almeno al minimo sindacale rischi. Non so parlare. E poi con la pubblicazione mi aggiusterò dopo. Oggi facciamo la Rescue Mud Mask, che ha un aspetto particolarmente fangoso. Adesso chiudo e procediamo con l'applicazione, che non ho manco idea di come sarà. Avevo dimenticato di dire che potreste sentire il ventilatore, mi fa troppo caldo. Bene, adesso sto zitto, velocizzo e procediamo con l'applicazione. Scusate per le varie interruzioni, ma la mascherina è un po' duretta da per... Eccomi qua, non vi ho fatto, o meglio, ho completamente cancellato la parte della rimozione, perché questa maschera è un pochino particolare, nel senso non è, mettiamo tra virgolette, a pellicola come la prima che ho fatto, quella con quel nome improponibile che non mi ricordo già più. E quindi, diciamo così, per la rimozione autonoma da parte di un carrozzato come me, magari non è il massimo. Però c'è un però, attenzione, la mia recensione finale è comunque positiva perché ho la pelle di un bambino. Potreste venire tutti quanti a farmi le carezze, anche se magari la preferenza va verso maschietti barbuti, pelati e pelosi. E quindi niente, la mia recensione finale per quanto riguarda questa maschera è assolutamente positiva. Grazie mille ancora Barbara per il super regalo, che a questo punto ha finito con questo video non solo di essere spacchettato ma anche recensito. Vi lascio come al solito il link al canale di Barbara Cherry Glimmer, che è la ragazza che ho appena ringraziato. Vi lascio tutti i miei social. Vi ricordo, se non siete iscritti al mio canale, di iscrivervi, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Questa volta non ho sbagliato a dire prossimi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!